Eccoci qua ragazzi, ciao ciao a tutti, belli e brutti. Come sempre facciamo un altro bellissimo video parlando di fumetti e in particolare parliamo di questa serie in due volumi edita da Cosmo, Fantascienza Cosmo, chiamata Centaurus. Serie insomma di origine chiaramente franco-belga di Leo. O Leo, perché in teoria, da quello che ho capito, è brasiliano, che ha già fatto Kenya, Amazonia ed altre serie, sempre franco-belga, che stanno uscendo per l'editoriale Aurea. E Rodolphe e Gianjetov. Rodolphe, Leo e Rodolphe insieme hanno fatto la sceneggiatura e Gianjetov, Zoran Gianjetov i disegni e poi Gianjetov Junior i colori, anche molto belli. Allora, due volumi, il primo a 5,90, il secondo a 7,90, il primo a classico 98 pagine, se non sbaglio, sì, 96 pagine e il secondo 144 pagine. Ne ho già parlato nelle Yayo letture, ma questa è una lettura che mi ha veramente, veramente piacevolmente sorpreso, come a volte succede, soprattutto con quelle della Cosmo. E quindi voglio fare un video dedicato a parte. Allora, ragazzi, questa storia è molto complessa, ma semplice al tempo stesso. Perché abbiamo praticamente una nave spaziale che parte perché non si può stare più, come sempre accade in queste drame, non si può più stare sul pianeta Terra. Nave spaziale parte con 8 migliaia di persone per raggiungere un altro pianeta dove in teoria ci sono le stesse condizioni atmosferiche eccetera eccetera di dove si può vivere insomma l'essere umano. Ma il viaggio è lunghissimo, quasi 400 anni, quindi questa astronave è stata fatta un po' come un piccolo mondo, dove praticamente ci sono gli eredi degli eredi di quelli che sono partiti. Ma non, chiaramente non tutta la popolazione è al corrente di tutto. Arrivano praticamente in questo pianeta e mandano una spedizione fatta di 4-5 persone. Di cui due gemelle, che una cieca ha un po' dei poteri, un po' dei sogni premonitori, comunica telepaticamente, eccetera, eccetera. Su questo pianeta succederanno delle cose stranissime, si imbatteranno in monumenti del pianeta Terra, in altre forme di vita, aliene, non aliene. Ma al contempo stesso, parallelamente alle avventure insomma di questa squadra di spedizione su questo pianeta, praticamente ci saranno anche un bel mistero da praticamente svelare all'interno dell'astronave, che è collegato chiaramente a questi misteri del pianeta. Quindi è una serie molto molto sì fantascientifica, ma c'è moltissimo, come dire, thriller. Io l'ho un po' paragonata a Lost per certi versi, la serie TV che usciva, anche se io non l'ho seguita moltissimo, quella da qualche puntata qua e là. Molto molto alla Lost, c'è questi misteri che praticamente tu vuoi conoscere, vuoi scoprire, quindi vuoi leggere, non smetteresti mai per insomma capire cosa c'è dietro, ecco. E l'unica cosa che mi sento di dire è che il finale non è proprio all'altezza di tutto lo svolgimento, perché il finale è un po' più sempliciotto, un po' più frettoloso, non dico banale, però poi era difficile insomma fare un finale all'altezza, sinceramente. Però ecco, secondo me, poi magari voi ragazzi scrivetemi nei commenti se l'avete letta o se io ve la consiglio, leggetevela, cosa ne pensate. Però il finale sinceramente, ecco, non l'ho trovato come
Non come l'hanno come idea di finale, non l'ho trovata all'altezza di tutta la serie. Ecco, questo qui mi sento di dire. I disegni e i colori, devo dire, veramente, veramente belli. Adesso, mentre parlo, magari vi faccio, metto qua qualche tavola così potete, insomma, vederli. Belli, disegni, un bel tratto, un bello stile. Se devo trovare una cosa, alcuni volti non mi hanno fatto impazzire. Però sinceramente, beh, come fumetto francese, insomma, le ambientazioni, sfondi e tutto molto molto dettagliato, è veramente un disegno che si sposa straordinariamente con la colorazione. Non a caso so tipo padre e figlio, padre e figlia, credo, padre e figlio, o madre, però Zora credo che è più padre, quindi padre e figlio magari sono più in sintonia, però devo dire che hanno fatto veramente un ottimo lavoro. E un'altra cosa che voglio menzionare è che praticamente non è difficile da leggere, non è difficile da leggere perché le vignette sono molto, sono il classico formato alla francese, ma sono quelle 8 vignette, 6 vignette, 7 vignette massimo, ma molto molto in modo ordinato, non come capita spesso in alcuni albi della Cosmo, che sono tipo come questo Jess Maynard, che io volevo prendere, ma ho visto, mi ha fatto vedere Viper, che praticamente è tutto vignette piccole in mezzo a quelle piccole piccole, in mezzo alle grandi, tantissime vignette in una pagina. Lì faccio un po' fatica a seguire tutto con coerenza, ecco. Ho avuto già l'esperienza, mi dico sempre, in quello là di Sherlock Holmes e Dr. Jekyll, in quella serie collana Weird Tales, e sinceramente non sono stato contento. È per quello che adesso, quando devo acquistare una storia Cosmo, prima lo voglio sempre aprire, guardare dentro come sono le vignette e poi, insomma, prenderla. Perché comunque chiaramente io capisco, forte formato franco-belga, come anche magari come succede per Batman Best Seller, il formato comics o franco-belga non è facilissimo da adattare al formato Bonellide, però appunto quando già il formato belga è di un certo ordine, diciamo, io lo preferisco che si adatta meglio nel formato Bonelli. Pur essendo appunto un thriller, essendoci abbastanza misteri, abbastanza comunque un po' robe da spiegare, i balloon non sono mai troppo grandi e non è verboso e spiega tutto comunque con freschezza, scivola via la lettura e non è, le spiegazioni non ammorbano, non annoiano. E anche questo per me è un gran valore aggiunto. Quindi, tutto sommato, se considero l'insieme, all'insieme di tutto, io gli do un set a questa serie, sinceramente. E, come sempre, ragazzi, se era in formato franco-belga, potevamo, insomma, alcune tavole, potevamo usufruire più dello spazio ampio, dell'età delle vignette, però insomma, a meno che una casa editrice che ci porta insieme a Laura qualcosa di francese in ordine, cioè numero 1, numero 2, stesso formato, stesso, e non come spesso accade, due volumi su Mondadori Storica, forse la Magic Press fa l'integrale, non si capisce niente. Ragazzi, detto questo, io non posso che consigliarvelo vivamente e esortarvi, insomma, se l'avete già letto, e a scrivermi nei commenti quello che ne pensate, a iscrivervi se il video vi è piaciuto e se siete nuovi del canale. Stiamo crescendo piano piano, e questo mi fa sempre sempre piacere. Ringrazio a tutti, uno a uno vi ringrazio. E niente, appuntamento al prossimo video. Ciao a tutti!